Set. Bentornati a Sport Lab, la trasmissione che ogni venerdì vi racconta lo sport, vi racconta l'ambiente, vi racconta anche vicende di vita e grandi personaggi. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Giulio Spagnoli, presidente di Round Box, ma sostanzialmente un nome che significa in Italia grande pugilato. Grazie di essere qui con noi, Giulio, piacere di rivederti dopo tanto tempo. Lo sai che è semplicemente un piacere qua stare insieme con te e poi soprattutto quando possiamo parlare di pugilato. Con qualcuno poi che mi capisca. Ti ringrazio, già sei molto gentile. Allora, diciamo, intanto abbiamo qui alle nostre spalle due presenze che oserei dire molto cromatiche e anche un po' inquietanti finché non le raccontiamo. Cosa accadrà domani, Giulio? Beh, domani ci sarà un titolo italiano dei pesi medi, sarà un rematch perché i due si sono già affrontati a luglio dello scorso anno, un match molto combattuto che ha vinto Rinaldi, che si è confermato campione italiano per decisione maggioritaria, insomma due spinta decisa. No, non spinta decisa, perché nessuno aveva dato vincitore, due diedero vittoria a lui e uno diede pari. Ma la cosa importante è che sono due romani di una categoria molto prestigiosa. Ricordiamo che la categoria dove noi abbiamo avuto i vari romani, Nardiello, Galvano, ma lo stesso De Carolis. Ok, per quanto riguarda i supermedi, e loro sicuramente si stanno battendo per questo titolo. Soprattutto per quanto mi riguarda, ho una preferenza nei confronti di Rinaldi, che lo considero come il prossimo testimonial che utilizzeremo qui a Roma per i grandissimi eventi sulla scia di quello che fino ad oggi è stato De Carolis. Ma il match con Sinegole non sarà né facile né scontato, perché parliamo di un antagonista. No. Assolutamente no. A parte l'amichevole scontro tra organizzazioni, parlo della mia con quella di Salvatore Cheschi, che è l'altra dell'organizzazione italiana. Dell'Opio, però siamo ugualmente molto amici, nonostante competitor, e anche loro puntano moltissimo su Sinagore. Spero che si sbaglino e certo. Sono convinto che quello che ci aspettiamo da Rinaldi, che è in costante crescita, lui sappia confermarlo, e quello che è successo, diciamo, nel match prima, che ha vinto seppur di stretta misura, lo sappia confermare con molto più autorità questa volta. Quel che è certo, e lo possiamo dire, domani sarà grande pugilato. Assolutamente, perché mi permetto di dire questo qua, nella stessa manifestazione presentiamo tutta quanta una serie di incontri, sia da professionisti che dilettanti, che saranno una serata molto lunga, ma soprattutto presentiamo alcuni testimonial del pugilato romano e laziale. In primis parlo di Diego Di Luisa, un ragazzo imbattuto, peso medio, che vive a Viterbo, e contro un altro laziale di provincia di Roma, Alex Marongiu, anche lui che viene da delle vittorie molto importanti, e questa è una virtuale semifinale tra due più o meno giovani per quanto riguarda il titolo italiano. E poi dopodiché un altro che per noi speriamo possa diventare la chicca del pugilato italiano, che sto parlando di Mattia Faraoni, un ragazzo ancora molto giovane ma molto molto promettente, un peso massimo leggero, al momento ha solo 4 match ma li ha vinti tutti quanti con estrema autorità, e su di lui contiamo di fare un grosso lavoro. Diciamo che Giulio Spagnoli è, oltre a essere un organizzatore nella tradizione di papà Renzo, è in realtà un talent scout, cioè è una persona che, conoscendo esattamente le dinamiche del pugilato e le qualità dell'atleta, riesce in questo mondo molto un po' grano che è diventato il pugilato italiano, riesce a dividere l'olio dal grano, quindi bravo. Questo qua, beh sì, sarei un falso modesto se dico che non è così, però devo dire che
Non è un momento gramo per il pugilato italiano, è un momento particolare, di stand-by, e siccome siamo arrivati però ad ottenere dei risultati estremamente interessanti dal punto di vista di appassionati, di gente che frequenta palestre, mai, tu con l'esperienza che sei te, sai quello che era prima, mai abbiamo avuto tanti affiliati e tanti praticanti di pugilato come in questo momento. Abbiamo semplicemente un attimino bisogno di poter ricollocare come succede in tutto il mondo, cosa che invece questo momento in Italia, per tutta una Però serie sai, di Maria, lasciamo giustizie che lasciamo perdere. stare, non è stato fatto, però sicuramente ci sono delle carte, soprattutto con giovani come questi, ma ce ne sono anche degli altri estremamente interessanti, che sicuramente potranno portare dei grossi benefici al nostro sport, in Italia e conseguentemente speriamo nel mondo. Allora, ti faccio una sorpresa, perché so che conosci Vinny Pazienza. È uscito il film The Blade, Sì, me che è un l'hanno film molto detto. bello e che vi invito ad andare a vedere, perché non c'è solamente pugilato, c'è l'esperienza umana di un uomo che non si arrende mai. Tu l'hai conosciuto, ce ne parlerai. Sì. Intanto vediamoci il trailer con le immagini del film. Pronto? Dimmi il peso, quant'è? A quanto sei, Vinny? Sto arrivando! Arriva. Everybody! Ho una sorpresa per te. 65 kg, pari. Sì! Domani sera sarai morto. Ti spazzerò via come uno tsunami. Colpisci ancora! Ha vinto! Drake! Con una fusione spinale ti garantisco che tornerai a camminare. Io tornerò a combattere. Vinny. Con questo tipo di trauma, qualsiasi movimento e la tua spina dorsale si spezza. Sono stufo che la gente mi parli come se fossi morto. Io combatterò ancora. No, non è vero. Vinny, no, proprio non ce la fai a mollare. Oh, saprei mollare come. Sai cosa mi spaventa? Che sarebbe facile. Non posso essere presente mentre ti fai del male, non più. Non sono finito. C'è ancora molto in me. Fammi vedere quello che sai fare. Fammi vedere come vivi. Come combatti. Fammi vedere chi sei. Ecco, una delle cose che manca in realtà poi all'Italia è questa cultura, anche cinematografica, di raccontare grandi gesta, perché qui dicevamo, mentre ce lo vedevamo, in fondo c'è molto di Alex Zanardi Ah, in questa vicenda, no? Di uno che assolutamente. non si arrende mai, No, no, mai. no, no, no. Infatti su questa cosa qua va apprezzato, però io dico sempre questo, un pugile ha sempre un vantaggio nel dover affrontare queste prove estremamente difficili, estremamente dure, perché è abituato più di altri a farlo. Ok, non sto facendo nessun riferimento con Zanardi, anzi, come si dice, tanto di cappello, Certo, ha un persona campione. unica in tutti i sensi. Però diciamo che, rispetto a gran parte degli sportivi che ci stanno, un pugile proprio come caratteristica, proprio per salire sul ring, proprio per il tipo di preparazione e di limitazioni che si deve portare, dover affrontare delle imprese come questa qua che ha fatto il buon Vinny, Tu l'hai sono. conosciuto? Io l'ho conosciuto in America, Providence, lui era di Providence, in quel momento che tramite un amico che avevo che era James Burchfield, che adesso ancora organizza lì, perché a quel tempo si parlava di fare il mondiale, In c'era anche il buon Italia. papà, in Italia, ma anche negli States contro Gianfranco Rosi, perché lui Contro Rossi, era un certo. super welter in quel Super welter, momento. certo. Esatto. Certo, e quindi avete provato a fare questo match Abbiamo con... provato poi insomma per una Cioè, serie di che poi Rossi ha vicissitudini. vinto con Van Horn, o già era campione No, del no, mondo. già era Già, campione vai. con Van Horn, già aveva fatto 7-8 difese e si erano ventilate queste cose qua. Poi vennero fuori degli altri match che adesso devo essere sincero, 17 mondiali con Gianfranco, non è che mi ricordo No, manco tutti adesso al volo certo. in due Parliamo secondi. di un'altra leggenda del pugilato mondiale italiano, che è Gianfranco Rosi. Però vediamoci, Vinny Pazienza, che qui era molto imbellito da Tell, dall'attore, Certo. diciamoci la verità. La Allora, vediamolo in uno dei suoi match più spettacolari e memorabili contro Manu de Piedra, Duran. Siamo a gennaio del 95. Qui è veramente grandissimo pugilato. Roberto.
Sì. Eccolo qui, qui è praticamente, queste sono le immagini e qui li puoi descrivere tu, vedete Duran nei pantaloncini. No, tutte e due con i pantaloncini neri, però ecco, Duran si riconosce dal fatto che porta la doppia banda. E poi i baffi. I baffi, sì, esatto. O la barba, adesso non riesco neanche a vederla bene neanche io. Beh sì, è fermata d'epoca, però qui vedete come si stanno affrontando. E parliamo di Duran Mani di Pietra, che è una delle leggende del pugilato mondiale, e vediamo anche Vinny Pazienza, che però lo mette subito, fin dal primo round lo mette subito, No, ma questo qua lo sai che c'è, si legge, questo diciamo che è stato più un match a livello spettacolare che hanno fatto negli Stati Uniti, perché ambedue non erano nel loro apice, certo, in quel momento, però negli States, quando dei determinati atleti si portano un background a livello di risultati e di importanza per quanto riguarda i match, loro cercano di fare questi accoppiamenti che poi sono quello che vuole vedere la gente, certo, anche se poi dopo da un punto di vista tecnico non sono quelli che potevano essere magari 2 anni prima uno, sì, e 3, 4 anni alla prima, fine della carriera, esatto, questo Duran, questo sicuramente non è quello che ha fatto contro Lennon, però no, fermi, certo, tutti, cioè io con Duran neanche oggi ci faccio, certo. Quindi questo sia chiaro. E qui vedete questa bella reazione di Duran. Se non riesco a vedere l'arbitro, sarà Richard Steele. Qui ormai siamo praticamente alla programmazione. Dice, pazienza, solo eccolo qui. Vedete, lo vedete in primo piano. Nulla a che vedere con Tellez, ma insomma comunque... No, ma anche perché dico qua bene o male... E vedete Duran che non è d'accordo per niente sul verdetto, peraltro. No, ma sai che c'è... Duran non era mai d'accordo perché ha dato sempre del filo da torcere a tutti quanti. Certo. Quindi... Certo. Eccolo qui ancora, immagine di uno sconsolato Duran che manda a quel paese quelli che fischiano contro di lui. Bene Giulio, allora intanto diciamo che adesso entrano i due ragazzi, sì, poi noi ci rivediamo per il gran finale, perché, certo, ci devi parlare dei progetti. Io non conosco i due atleti, quindi è un piacere anche scavare nelle pieghe di questo match. La gente è sicuramente molto più interessata a loro che a quello anche che anche le cose che raccontano diciamo sono molto, molto divertenti, e soprattutto ci regalano la speranza di avere in Italia finalmente una nouvelle vague di pugilato. Secondo me la voglio giocare, 12 mesi e tantissime cose cambieranno. Bene, allora intanto un saluto momentaneo. Senz'altro. Posso partire la sigla e adesso entrano i due pugili. Non sarebbe fantastico se esistesse una app che ti dice come smaltire ogni rifiuto? Per risolvere i dubbi della differenziata abbiamo creato Junker, l'app che riconosce ogni prodotto dal suo codice a barre, indica i materiali di cui è composto e in che bidone vanno gettati, secondo le regole del comune in cui ti trovi. Ma se ti sposti in un'altra città? Niente panico! Ti basta localizzarti per essere subito aggiornato sulle regole locali. E se la tua zona è il ritiro porta a porta? Junker ti ricorda anche in che giorni viene ritirato ciascun materiale. Per questo abbiamo integrato i calendari con le notifiche giornaliere. In questo modo con Junker differenziare non è più un problema e non si commettono errori. Junker è un'app creata da Junko che ti risponde in tempo reale se hai segnalato un nuovo prodotto. La nostra mission è aiutare tutti a fare la raccolta differenziata in modo semplice e divertente.
Bene, allora, come ci aveva annunciato Giulio Spagnoli, ecco i due, diciamo, atleti che domani sera si contenderanno il titolo dei campionati, del campione italiano dei supermedi, che però è detenuto da Ranaldi. Qui al mio fianco, diciamolo, il campione d'Italia è Valerio Ranaldi, lo sfidante è Alessandro Sinacora. Già vi siete affrontati entrambi, sì. E ha vinto, non mi ricordo se con qualche polemica forse ha vinto Ranaldi, cioè Sinacora non era molto convinto di questa vittoria. Sinacora, posso sentire la sua? Lì per lì a caldo, vabbè, ci non era proprio soddisfatto. Ce lo sta, perché uno è preso dalla foca, dalla danza agonistica, sì. Diciamo così. Capito. Invece poi ripensandoci... Rivedendo poi, come ho dichiarato in un'intervista, che mi è sembrato giusto alla fine così che è stato premiato lui. Allora, questa è una prima notizia che ci arriva dal mondo del pugilato, a differenza delle altre discipline. I ragazzi, dopo passata la danza agonistica, riflettendo, ammettono la sconfitta. Questo accade quasi sempre, e questo è un elemento importante di trasparenza di questa disciplina così dura, ma che è su valori veri. Ranaldi, però, insomma, Sinacora è un avversario tosto, rimane tosto. Ha ammesso la sconfitta, ma... Tostissimo, un grande atleta, noi ci rispettiamo, ci siamo allenati insieme tante volte... Come ben vedete, parliamo prima del match, poi sul ring, sul ring è tutta un'altra cosa, ma è perché va visto come uno sport, non come due persone che si affrontano e vogliono farsi del male, assolutamente. Dobbiamo dire che pugilato è la nobile arte della sport difesa. Nobile, è uno sport in cui c'è umiltà, rispetto, coraggio, forza, dell'avversario tantissimo rispetto, poi chi è più bravo e più preparato... Vince, non c'è dubbio, questa è una legge dello sport. E poi l'altra legge è che chi cade si rialza e magari ci riprova, come sta facendo e sta tentando Sinacora, a tutta la nostra simpatia, anche se poi credo che Ranaldi non sia per niente convinto dell'esito che ha sperato da Sinacora. E quindi sarà un bel match che tutti domani sera noi andremo a vedere. Ma la domanda che viene spontanea è: ma due ragazzi, diciamo, che si conoscono, non dico che si frequentano, ma insomma c'è una stima reciproca, come fanno all'improvviso di una notte buia a togliersi l'abbigliamento, no? Vestire questi pantaloncini ed affrontarsi all'ultimo pugno? Sinacora, prima che lo sfidante, sentiamo qual è il disegno. Bisogna farlo per forza, perché se non lo faccio lui mi vena, quindi in qualche modo me devo difendere. Ti devi difendere. Ti certo, devi difendere. Comunque poi la voglia di conquistare qualcosa, comunque... Che ti fa fare questo, sì. Cioè l'ambizione. Sì, certo, sempre. Ronaldo? Per quanto riguarda me, la voglia di mantenere un titolo che mi sono conquistato con grande fatica. Sudato, insomma, e poi comunque c'è una preparazione che una preparazione del pugilato dura per tutta la vita, tutta la vita. Poi c'è lo specifico, un mese e mezzo, due prima, una preparazione diciamo puntata, mirata per l'avversario che sia in questo caso Alessandro, e per il quale c'è grande rispetto, abbiamo assolutamente detto. Sì. Oh, voi nella vita non siete, diciamo, noi abbiamo una visione del pugile, del grande pugile, di Las Vegas, magari, dello scintillio, delle corone, macchinoni, donne, tanti soldi. Invece voi nella vita siete, di fatto, siete dei semiprofessionisti, diciamo. Siete professionisti nella qualità dell'impegno che mettete, ma in realtà per sostenervi dovete fare anche altre cose. Sì. Lei fa Ranaldi anche? Io ho una ditta di costruzioni con mio padre e sono capocantiere, sì, nell'edilizia. E il pugilato è un sport che in Italia purtroppo è molto non ci si può campare, quindi quello che ci spinge ad andare avanti è la passione per questo sport. Certo, dal nostro livello in poi qualche soddisfazione dovrà arrivare, no? Qualche soddisfazione uno se la può togliere. Poi però tra 10 anni, 20 anni uno si ricorda quello che ha fatto e secondo me vale più dei soldi. Vale più dei soldi. Sinacora? Io sempre anch'io nell'edilizia. Però come operaio elettricista. Quindi potrebbe far parte della ditta di Ranaldi, diciamo, teoricamente si potrebbe creare un'equipe anche sul posto di lavoro. Ma voi sapete che siete espressione di una grandissima categoria, quella dei supermedi, che ha dato degli atleti fantastici, sì, in giro per il mondo. Siete consci di questo? Sì, beh, adesso è una delle categorie più belle, più secondo me, da vedere, no? Che c'è sia la velocità che la potenza e la combinazione dei colpi, che insomma è una categoria importante.
Hai parlato dei colpi, ci diamo del tu a questo punto. Sì, hai parlato dei colpi, andiamoci a vedere la potenza di Sinacode che abbiamo colto in questo match esplosivo con Jamel. Posso darti le immagini perché intanto eccolo qui, vedete il nostro. No, questo so io. Non è. Eh? È il nostro. Questo so io. Questo era Nardi. Vabbè, la regia mia. No, è il nostro proprio l'ultimo incontro. Questo è l'ultimo incontro. Sì. Siete partiti con l'ultimo incontro. Bene. Abbiamo fatto al contrario. Vediamocelo. Ormai. Vediamocelo. Dovrebbe così essere... abbiamo. Decimo round. Qui siamo al decimo round. E la cosa importante e interessante è vedere i due atleti, cioè voi due, che dopo 10 round avete ancora questa freschezza. Sì. E devo dire che Sinacode, che forse avverte di avere qualche mezzo punto in meno, ce la sta mettendo proprio tutta. Sì, assolutamente. Qui vedo che io stringe. Qua ero un po' stanco sicuramente. Un po' stanco si vede, ho anche un problema con il guantone, poi questa cosa che ti sta tardando, ma ti dà anche il tempo di recuperare un po' di ossigeno. Sì, vedete che Sinacode non molla, Quindi no, sai quello che ti aspetterà domani, in realtà. Sì, certo. Perché vediamo che... Alessandro? Non è mai una passeggiata per tutti e due. Non è mai una passeggiata. E dobbiamo vedete proprio la freschezza fisica dopo. Un po' per uno, l'ultima ripresa. Sì. No, ma l'ultimo match che abbiamo fatto noi, secondo me, sono 10 riprese che nella nostra categoria difficilmente si vedono. Qui siamo al verdetto e vedete che Alessandro non è molto soddisfatto né convinto. L'abbraccio è veramente, come dire, d'ufficio. Non c'è trasporto. E mentre Ranaldi è veramente soddisfatto perché ha portato a compimento una bella impresa. Ecco qui Sinacode che se ne esce abbastanza deluso. Poi se la regia mi assiste facciamo vedere i due, la potenza fisica dei due atleti. Eccolo qui. Qui andiamo subito immediatamente. Qui abbiamo questo primo round che sarà immediatamente esplosivo. Questo è importante perché, come diceva giustamente Ranaldi, il super medio è una categoria che riunisce la potenza, che ovviamente è un elemento fondante del pugilato. Che pugile è Sinacode? Qui lo possiamo dire che pugile è? Alessandro è un pugile sia tecnico che potente, quindi diciamo ha tutte le caratteristiche. E qui si chiude il match dopo 26, KO rapidissimo, quasi siamo quasi sul Guinness. Sì, qua. Ma ha detto bene, ma ha detto bene. Dicevi, Ranaldi? Beh, un pugile abbastanza completo perché quando si combinano velocità e potenza, certo, coordinazione, certo. Poi adesso nessuno è perfetto, no, certo, né sì. Io, e si può sempre migliorare. Anzi, e si può sempre migliorare. Adesso ci vediamo le altre immagini. Qui invece Sinacode ci può commentare l'avversario. Vediamolo un po'. Insomma, qui siamo già in avanti con i round, se non sbaglio. No, non è certamente il primo questo. Ecco, qui vedete che insomma l'impostazione tecnica di Ranaldi che è molto buona, una guardia molto protetta, l'avversario cerca di metterlo in difficoltà, ma il buon Ranaldi lo aspetta al varco, mi pare di poter dire così, vero? Sì. Stai lì attendendo, conscio delle tue possibilità. Sì, questo avversario sta accusando dei colpi al corpo, infatti poi, se non ricordo male, il primo colpo... Questo è Varga? Sì. L'avversario è Varga, sì. Che non è proprio un avversario facilissimo, nel senso che no, è abbastanza preparato. È di provarci. Ecco, sì. Ma qui vediamo che già ti stai prendendo in mano le redini. Sì, stavo vedendo un po', diciamo, le misure. Avevo capito che stava sentendo i colpi sotto e ho continuato. Se Nicole fa male Ranaldi come colpo? Sì, i pugni fanno tutti male. Fanno tutti male. Non c'è, lo sfidante è lo sfidante vero, non ammette, bravo. Qui continuiamo a vedere Ranaldi in questo match, diciamo, senza titolo in palio, ma insomma uno di quei match importanti che fanno poi la... Sì, un match di routine, per fare attività, servono questi match che poi ci portano... No, questo Varga non è proprio male, non è un materasso che ti hanno messo davanti, No, anche un buono score. Anche un era buono forse score. Un po' più leggero di me. Sì, esattamente. Si vede anche il divario, diciamo, di struttura. Questo è un bel montante
che il nostro Rinaldi esibisce. Poi vedete questo jab bello portato, pesante, bene, vedete le schivate molto rapide, molto molto tempestive di Rinaldi, che toglie sempre la misura all'avversario. E qui vedete le combinazioni, è bellissimo. Su questa combinazione il Varga va al tappeto, ma devo dire coraggiosamente si rialza. Sì, sì, anzi, c'è il conteggio. Non era mai domo. Non era mai domo, questo è importante. E infatti accetta, perché poteva anche chiudere lì, diciamoci la verità. Sì. Accetta di continuare. E qui vedete il momento, diciamo, della durezza della box con l'avversario che sa che è destinato a una dura sconfitta. Qui vedete le combinazioni precise e potenti di Rinaldi, non si sottrae e cerca, nonostante tutto, di farcela. In questo caso va al tappeto, credo definitivamente a questo punto. Sì, questo colpo sotto. Questo colpo sotto è stato devastante. Sì. Devastante. E però vedete che continua però a provarci. Continua a provarci ed è finita. Bene, allora questi sono i due avversari. Questa è la sfida. Ultimi proponimenti a 24 ore dal match, Sinagore. Che facciamo domani? Sicuramente facciamo divertire tutti i spettatori. E questo mi pare importante. Un grande incontro e chi viene a vederci non se ne pente. Rinaldi? Non vediamo l'ora di combattere tutti e due. Siamo pronti e preparati entrambi. Speriamo che il pubblico apprezzi il nostro spettacolo e speriamo di fare un bel match. Io spero di vincere, sinceramente. Allora, io vi ringrazio personalmente, perché è rarissimo che due sfidanti a un titolo importante, perché qui parliamo di campionato italiano ufficiale, non ci sono né siglette né sottosigle. Questo è il campione italiano unico. Chi vince è il campione d'Italia, alla fascia, alla cintura che esibirà per tutta la vita a figli, nipoti, parenti e affini. Questo va detto. E credo che Rinaldi non abbia nessun voglia di concederla a Sinagore, ma Sinagore ha tanta voglia di strapparla a Rinaldi. Quindi vedo che mi fai sottecchi, perché mi fai sottecchi. Vabbè, normale. Quindi questo è molto importante. Pugilato vero, grande box. Vi ringrazio per essere qui a 24 ore dal match. Grazie a voi. Grazie a voi. Questa è la vignetta che la nostra illustratrice vi ha fatto e che è il nostro piccolo regalo a tutte e due. Eccolo qui. Ringraziamo. Grazie, grazie mille. Bene. Arrivederci. Arrivederci. Sarebbe fantastico se esistesse una app che ti dice come smaltire ogni rifiuto. Per risolvere i dubbi della differenziata, abbiamo creato Junker, l'app che riconosce ogni prodotto dal suo codice a barre, indica i materiali di cui è composto e in che bidone vanno gettati, secondo le regole del comune in cui ti trovi. Ma se ti sposti in un'altra città, niente panico! Ti basta localizzarti per essere subito aggiornato sulle regole locali. E se la tua zona è il ritiro porta a porta? Junker ti ricorda anche in che giorni viene ritirato ciascun materiale. Per questo abbiamo integrato i calendari con le notifiche giornaliere. In questo modo, con Junker, differenziare non è più un problema e non si commettono errori. Junker è un'app creata da Junko che ti risponde in tempo reale se hai segnalato un nuovo prodotto. La nostra mission è aiutare tutti a fare la raccolta differenziata in modo semplice e divertente.
E voilà, ecco ancora. Rieccoci qua. Rieccoci qua. Ho visto questi due ragazzi molto divertenti, match importantissimo domani sera. Vuoi aggiungere qualcosa, Giulio, su questo match, su perché tutti devono venire, dove devono andare, soprattutto Beh, per vederlo? Allora, diciamo. No, per vederlo bisogna andare al Pala Vespucci di Via Vertumno, sulla Tiburtina. Sarebbe il Palazzetto delle Fiamme Oro, un nuovo impianto che hanno fatto per il pugilato. Molto bello, molto portato, non voglio dire portato, chiedo scusa, molto idoneo per il pugilato in quanto molto raccolto, tutti quanti è saranno un cadino, molto vicini. Esatto, una piccola bomboniera in piccolo dove si può vedere tutto quanto molto bene. La serata è ottima, ci saranno degli ottimi match e in primis questo qua è un campionato che vale tutta quanta la pena di venire a vedere. E poi un paio di atleti che hai detto nella prima parte della trasmissione, Faraoni. Come no, Faraoni, Di Luisa, lo stesso Marongiu. Marongiu Di Luisa è una vera e propria semifinale al titolo italiano. E Faraoni è, come ho detto prima, il testimonial, diciamo il Tomorrow Champion che in questo momento abbiamo a Roma e su cui puntiamo molto. Il Tomorrow Champion, avete sentito? Faraoni, andiamolo a vedere. E parliamo di progetti futuri, andiamo oltre. Questa sarà sicuramente una grande manifestazione, c'è l'invito di tutti a parteciparvi, noi saremo lì a bordo ring. E parliamo di progetti futuri. Allora, progetti futuri sono... due giorni che abbiamo confermato il titolo europeo di Ori Alcolay, il titolo dell'Unione Europea che Ori Alcolay farà in Francia contro il campione Zulika il 31 di marzo. Parlo di Colai che, come sappiamo, fino a poco tempo fa era campione italiano, che ha lasciato proprio per fare questo match e che si giocherà fortemente queste sue chance e su quale puntiamo molto. Poi dopodiché avremo a marzo degli altri titoli italiani che faremo a Firenze, rispingeremo molto costantemente, stiamo ancora decidendo se 45 o 60 giorni una manifestazione a Roma. Ma tra perché queste... Roma è una piazza fondamentale, su uno sfondo su Roma rilancia pugilato. In questo momento perché a Roma abbiamo come numero di praticanti, come numero di atleti e come rampa di lancio per tutto quello che può essere il nostro sport in tutta Italia, sicuramente se non parte da qua, certo. Da dove parte? E poi, cosa importante, contiamo molto e puntiamo molto, ma questo qua poi dopo faremo una giusta conferenza stampa di presentazione, tutto adesso, di riportare Giovanni De Carolis a Roma. Questo sarebbe un colpaccio. Questo diciamo che fa parte del nostro progetto, a giugno contiamo di fare questo, questi giorni stiamo proprio definendo queste pratiche e riportare diciamo l'ultimo campione del mondo romano che abbiamo avuto qua in Italia, con l'obiettivo però di riuscire tra il mese di settembre e i primi del prossimo anno, in quel periodo lì, di riuscire a riportarlo a fare il campione del mondo, questa volta in Italia. Che cosa altro possiamo dire? Ce lo vogliamo, per chi non lo dovesse ancora, sono in pochi, lo conoscono tutti, gli appassionati, ci vogliamo rivedere però e commentare insieme a Giulio De Carolis nel suo match mondiale con Figenbutz. Ecco, le immagini partiranno, eccolo qui. Questo è l'avversario, molto, questo è il decimo, forte. Molto forte, questo è il decimo round. Forte fisicamente, però poi tecnicamente ha dimostrato tutti quanti i suoi limiti. Molto giovane, a 19 anni. Gialli. Esatto, sì, giovane con i pantaloncini gialli. E questa qua non mi no, ricordo. È molto potente, sarà come dici tu tecnicamente non il massimo. No, a livello di colpi lo stesso Giovanni mi ha detto... Quando mi ha detto, guarda Giulio, quando lui arrivava si sentivano proprio, cioè proprio, quindi non è che lo sta dicendo uno che non fa questo lavoro. Certo. Ecco qui, Giovanni De Carolis che ha appunto il sopracciglio sofferente, quindi è stato un match durissimo, questo è l'ultimo round, che è uno dei round più spettacolari dell'ultimo periodo, Certo. Del pugilato mondiale, non solamente italiano-europeo. Qua sono esplosi proprio tutti quanti, ma gli stessi tedeschi l'hanno preso molto... a ben volere, perché lui ha sempre dato la dimostrazione in tutti i match che ha fatto, sia poi dopo gli altri due che ha fatto con Tyrone Zoe, che ha sempre dato e un grande proprio, spettacolo. E qui vedete esatto. il momento clou con Giovanni che lo incalza, queste combinazioni al corpo, alla testa. E Giovanni poi è uno che si fa sentire, bravissimo, fa sentire. Qua l'arbitro che interviene. Sì, è stato bravo perché è un capo in piedi praticamente. Che interviene qua, giustamente certo. Ha avuto questa grandissima vittoria che ha fatto bene a lui e a tutti quanti. Bene, allora l'augurio è di rivedere
Giulio Spagnoli e Giovanni De Carolis qui in studio. L'augurio è di rivederci spesso per divertirci, ma soprattutto, insomma, se possiamo, come si dice, stare insieme, poter così far aiutare la gente a capire un attimino quello che succede, e la gente aiuterà noi per poter migliorare, questo qua è senz'altro quello che è il nostro obiettivo. Ringraziamo Giulio Spagnoli. Grazie, ringraziamo Antonio. L'organizzazione Round Zero per questa bella manifestazione di domani sera che ci andremo a vedere, e a questo punto l'appuntamento è alla prossima settimana, ma soprattutto a Bordoring domani. Assolutamente. Grazie Giulio. Buonasera a tutti voi. Ciao a tutti. Set.